Allora, l'avevamo detto prima, avevamo accennato alla sharing economy, alla disintermediazione che poi molto si riverbera anche proprio in questo settore. Ne parliamo con i nostri tempi insieme ad Angelo Deiano, il presidente di Confassociazioni, che chiamo qui sul palco e lo invito ad accomodarsi su una delle nostre poltroncine, Valentina Rubertelli del Consiglio Nazionale del Notariato, se adesso vediamo. Ci Sì, qui. raggiungeranno, eccoli. E poi c'è il professor Marco Mazzoli, docente di economia all'Università di Genova, che intanto ci fa un po' la cornice, lo scenario di questo tema, sharing economy e disintermediazione, chi vince e chi perde. Questo Ecco, Angelo adesso lo Deiano l'avevo vedremo. visto in sala. Forse Dov'è? L'ho visto prima, l'ho visto, adesso lo se ce lo salvo. chiamate, Adesso. professore. Che qualcuno rintracci Deiana, diciamo così. Prego, prego. Allora. Dal podio. Forse le conviene andare al podio, così Sì. è più comodo. Ci introduce un po' a questo tema, sì. Dunque, buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente Righi e gli organizzatori di questo evento. Più che di disintermediazione, io parlerei di intermediazione fatta diversamente, che a mio avviso potrebbe contenere il rischio di una eliminazione della concorrenza sul mercato. Io vi parlerò di banche, concorrenza e antitrust, concorrenza di mercato. E volevo partire da alcune considerazioni fatte dal Presidente Righi. Il mercato immobiliare è fortemente anticiclico. Lo stiamo rilevando in uno studio che stiamo facendo al Dipartimento di Economia di Genova, da cui emerge che l'eccesso di rendimento, cioè il rendimento degli investimenti immobiliari, è stranamente positivamente correlato con la disoccupazione. Stiamo facendo degli studi sull'anticiclicità di questa cosa. Poi volevo partire anche da un'osservazione fatta dal senatore Gasparri, che correttamente ha detto che non tutte le banche sono uguali nel agire rispetto al mercato immobiliare. Ci sono grandi gruppi bancari che a mio avviso impropriamente stanno entrando nel settore come intermediari, ma non tutte le banche lo fanno. E volevo citare anche il presidente Sforza Fogliani, che dice che esiste un eccesso normativo su queste cose. È vero, esiste un eccesso normativo. Citerò alcune norme che non sono rispettate. E io credo che prima di parlare di semplificazione normativa bisogna cominciare a far rispettare le leggi che ci sono. Questo è il mio punto di vista. Ecco, prima di tutto partirei dalla rilevanza economica del settore immobiliare, perché noi stiamo parlando non di un settore di nicchia, stiamo parlando di quello che rappresenta l'80% della ricchezza complessiva italiana, quindi rendetevi conto dell'impatto macroeconomico che ha una qualsiasi misura che colpisce questo settore, l'80% della ricchezza, ok? E il 70% delle famiglie sono proprietarie della propria abitazione. È fortemente interconnesso con qualunque altro settore della vita economica italiana, perché le imprese hanno bisogno di immobili, naturalmente. Quindi è ovvio che tutti i provvedimenti che colpiscono il settore immobiliare si ripercuotono amplificati sul sistema macroeconomico. Quindi sono fondamentali le modalità di funzionamento del mercato. Tra queste, la più fondamentale è la tutela della concorrenza. Si parla di concorrenza quando esistono tanti operatori medio piccoli diversificati, non un monopolista che gestisce tutto. E la concorrenza difende i consumatori e le famiglie. Essere moderni, progressisti oggi vuol dire tutelare la concorrenza contro le posizioni dominanti. Ecco, io credo che in questo momento ci siano delle posizioni dominanti nel settore del mercato immobiliare ottenute da alcuni grandi gruppi bancari. E qual è il problema? Esiste una letteratura scientifica in economia che dimostra che, si chiama letteratura long purse o deep pocket argument, dimostra che in un mercato concorrenziale, se esiste un oligopolista
che ha più facile accesso alle fonti di finanziamento, guarda caso le banche hanno più facile accesso, nel medio-lungo periodo butta fuori dal mercato tutte le altre categorie. Veniamo al dunque. È stata approvata recentemente una norma sul reverse mortgage, prestiti concessi da istituti di credito a fronte della cessione della nuda proprietà. Gli istituti di credito avranno in futuro un enorme potere di mercato, perché negli anni a venire avranno la proprietà di ciò che è nuda proprietà adesso. Quindi potranno mettere sul mercato, influenzando non solo l'offerta, ma anche il prezzo e le modalità di finanziamento dei prestiti e anche le modalità di erogazione dei mutui, anche le modalità con cui vengono vendute queste cose. Ci sono alcune norme che vietano l'intervento delle banche, dei gruppi bancari nell'attività di intermediazione immobiliare. Esiste il decreto legislativo 50 del 2010 che vieta ai mediatori di avere rapporti con istituti di credito, il decreto legislativo 141 2010, la legge 39 dell'890, l'articolo 1754 del codice civile che sancisce la terzietà del mediatore, l'articolo 18 della legge 57 del 2001 che dice che l'attività di mediatore è incompatibile con il lavoro dipendente presso aziende di qualsiasi tipo o altri istituti. Ecco, noi vediamo continuamente in TV degli spot pubblicitari di banche che si presentano come intermediari immobiliari. Allora, il rischio, oltre alla violazione della concorrenza, è, cari amici, quando un mercato passa da concorrenziale, come oggi quello immobiliare, a monopolista, cioè con pochi grandi che controllano prezzo e quantità, a perderci sono le famiglie e il benessere generale. Inoltre, le banche che operano nel mercato immobiliare potranno in futuro emettere titoli complessi legati alla proprietà di casa. Nulla vieta di farlo e quindi è certo che lo faranno. Ma vi ricordate com'è nata la crisi finanziaria e la crisi economica da cui faticosamente stiamo uscendo? Dai mutui subprime negli Stati Uniti, cioè da banche che avevano posto in essere comportamenti non virtuosi nel mercato immobiliare. Ecco, allora, io volevo veramente attirare l'attenzione di tutte le persone, le personalità di grande rilievo che sono intervenute oggi. Su questo fatto, io parlo da economista, io non ho una posizione particolare su questo punto. Prima di parlare di semplificazione, bisogna impedire a grandi colossi bancari di burocratizzare il mercato. Prima di parlare di semplificazione, facciamo funzionare le leggi, rispettiamo la legalità. L'ultima norma, 21 aprile 2016, prevede, tra moltissime altre disposizioni, ne cito una, la possibilità dell'obbligo di vendita di immobili pignorati per le banche, questa possibilità, con modalità telematica e la facoltà di riduzione del prezzo fino a metà dopo il terzo tentativo andato a vuoto di vendita. Cosa significa in linguaggio comune? Che le banche faranno i prezzi, potranno dimezzare i prezzi del mercato. E siccome con le nuove disposizioni sul mercato della nuda proprietà, negli anni a venire le banche avranno nelle loro mani una grande quantità di immobili, se possono arrivare a dimezzare il prezzo, quanti operatori spingeranno fuori mercato? Io credo che anche un bambino capisca che la garanzia, la terzietà rispetto a compratore e venditore, che è garantita da un agente immobiliare professionista, non può essere garantita da un'istituzione che, oltre a vendere l'immobile, concede anche il prestito. Si è parlato di banche che sono, diciamo, un po' difficili verso certi tipi di clienti nel concedere prestito. Magari queste banche saranno un po' più facili se questi clienti comprano i loro immobili. Può esistere libera concorrenza in questa situazione? Io, che non sono un politico, sono solo uno studioso di economia, di macroeconomia, io credo che bisogna fortemente
richiamare in questo caso il governo al rispetto della legalità, perché le norme violate sulla non, grazie, le norme violate sul non intervento delle banche nel mercato immobiliare sono norme tuttora in vigore. Quindi, prima di parlare di semplificazione, si applichino le leggi ancora vigenti. Grazie. Grazie. Si accomodi con noi, professor Mazzoli. No, peraltro io cito spesso, non so se l'ho fatto già in un'occasione legata alla FIAIP, siccome questo paese, non me ne vorranno alcune persone, si dice che spesso è ostaggio dei giuristi, ci vorrebbe una bella moratoria sulle leggi di questo paese. Qualcuno dice almeno un paio d'anni senza fare più leggi, e per vedere anche l'effetto delle leggi fatte fino a questo momento, perché gli effetti poi si dispiegano nel tempo, ma questo è un altro discorso.